Un cordiale saluto dal Aldo Massimi e bentornati su FS News Radio. È uscito in tutte le librerie il libro d'esordio come romanziere di un nostro collega, Dimitri Ruggeri, che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Dimitri, benvenuto. Ciao e grazie per l'attenzione, Aldo. Dimitri, il tuo libro d'esordio, che si intitola Pugni al petto, e dopo la poesia, perché hai scritto tantissimi libri di poesia, ti ritroviamo ad esordire con il tuo primo romanzo. Com'è nata questa esigenza? Sì, diciamo che non è nato casualmente, è un po' l'atto, uno dei tanti passi di o delle tante fermate, se vogliamo restare nel gergo ferroviario, di un percorso iniziato quando ero adolescente e che mi ha visto nel tempo divertirmi, ecco, con la poesia scritta, e poi questa evoluzione che ha riguardato proprio la mia sfera mentale, ma anche fisica e visiva, mi ha portato a sperimentare questo linguaggio con la videopoesia, quindi significa l'utilizzo anche delle immagini, la poesia visiva, quindi andare oltre il concetto e lo scritto della parola, o meglio ancora anche con il Poetry Slam, che è diciamo un format di poesia performativa dove si va a sperimentare anche il corpo, la voce di fronte a un pubblico, quindi giudicati da un pubblico. Ecco, mi dirai cosa c'entra questo con un romanzo. Per me la poesia, ecco, ha rappresentato la tradizione, la tradizione che prende la parte più intima dell'uomo. La poesia nasce prima dell'uomo, fortunatamente, direi, ma come ogni tradizione, la tradizione va tradita per essere migliorata, ma deve essere un tradimento verso se stessi, perché molte volte il nemico a cui noi ci dobbiamo consegnare, siamo proprio noi. Quindi questo romanzo segna un po' questo passo anche di sofferenza che mi ha visto subire proprio una transizione mentale e fisica, quindi un cambiamento, ma anche per restare in gergo pastorale, visto che sono di origine abruzzese, qui la transumanza era diciamo una delle arti quotidiane più sviluppate, ecco, anche una transumanza che mi ha visto incontrare molte persone. Quindi il romanzo Pugni al petto in realtà nasce 10 anni fa come concepimento, era un'idea, non sapevo come raccontarla perché ambientata diciamo, in un contesto che io ho avuto la fortuna di vivere, e soltanto 4 anni fa ho deciso di iniziare un percorso. Ecco, un percorso significa raccontare, immaginare una bella storia, almeno immaginiamo, e soprattutto quello che mi ha responsabilizzato di più è che questo libro è comunque la manifestazione di una comunità, quella marinaresca, quella della Scuola Navale di Venezia, quella dell'Amerigo Vespucci. A memoria il primo romanzo che viene scritto in Italia su questi temi, ma è un romanzo per non addetti ai lavori, assolutamente. Non è né un diario né una cronaca delle ambientazioni o di quella tipologia di vita. Termino per completare la tua domanda. Ecco, per me le nuove strade non sono diciamo sentieri battuti o tratturi dove tratteggiati, che erano tratteggiati dagli animali, ma sono anfratti, sono colonne d'Ercole dove oltre le quali non si sa che cosa c'è. Poi magari andiamo a sbattere la testa contro il muro, ma almeno l'abbiamo sbattuta decidendolo noi stessi. Dimitri, il tuo libro è incentrato prevalentemente sul tema del viaggio. Considerando, ecco, appunto le avventure del protagonista, cosa rappresenta per te il viaggio? Beh, io ho fatto i bagagli da casa quando avevo 15 anni, quindi nel romanzo inizio proprio con un viaggio. Vi racconto questo piccolo aneddoto molto rapidamente. Con l'editor abbiamo fatto un grosso lavoro perché io avevo dato uno spazio incredibile al viaggio, cioè il punto di arrivo alla scuola. E è un viaggio appunto sul treno.
Per me è fondamentale perché nel percorso maturi, pensi, hai modo di guardare dentro te stesso. Il viaggio in sé io l'ho vissuto e lo sto vivendo ancora in modo, diciamo, abbastanza forte. Io ho viaggiato in più di 70 paesi del mondo. Ecco, per restare in termini ferroviari, ho avuto la fortuna di battere i 9.288 km della Transiberiana sul treno da Mosca a Vladivostok. Ho fatto la Transbalcanica in tutta Europa, ho fatto la Roma Helsinki con il treno, la Roma Lisbona, ho viaggiato anche in Africa, ho attraversato il Sud America. Ecco, il viaggio per me è una parte di me. Il viaggio è la scoperta appunto del diverso, è vedere se stessi attraverso gli altri e poi tornare ancora su se stessi per cambiare quasi in modo circolare. Quindi ecco, i pugni al petto, dico in una delle parti del libro, in realtà non sono costrizioni, perché i pugni al petto era una modalità con cui si mettevano i pugni per correre intorno a un campaccio e scontare delle punizioni correndo con i pugni al petto, e lo facevano gli allievi del primo anno. Ecco, i pugni al petto in questo caso sono, se, a mio avviso, non limiti, ma possono essere delle ali per spiccare il volo oltre i propri limiti, oltre le proprie paure. Dimitri, io volevo porti un'altra domanda. Uno dei temi del tuo libro è la scoperta di se stessi. Ma scrivere, secondo te, può aiutare a scoprire nuovi orizzonti del proprio io? Ma allora, penso che chiaramente chi scrive lo fa in prima battuta per se stessi, perché scrivere ti porta ad affrontare un cambiamento in modo circolare. Mi conosco, conosco gli altri affrontando un mondo per me diverso e poi torno a scoprire me stesso. È chiaro, sì, ti fa conoscere te stesso, perché comunque a me è singolare questo aspetto dove la poesia ha rappresentato un po' l'aspetto estemporaneo. Scrivere la poesia può essere un momento dove la scrivo su un treno, su un pezzo di carta. Scrivere un romanzo impone un'autodisciplina, come lo stesso Alfieri, no, sosteneva per scrivere si faceva addirittura legare sul tavolo, quindi è proprio un aspetto fisico. Io in questa autodisciplina, nonostante venissi appunto da una scuola di estrazione militare, per me è stata una riscoperta, perché questo libro è mediato da tutti questi anni. Io ho finito a 18 anni, ma ho deciso di scriverlo a 45 anni, grosso modo. Quindi per me è stata una grossa scoperta, una grossa sorpresa e una grossa responsabilità, soprattutto perché ti pone nei confronti di una comunità che bene o male tu stai rappresentando e che bene o male ti sottopone anche a una critica, sia di come hai rappresentato un determinato ambiente, ma anche come lo hai scritto il libro. Per me è un esordio, quindi ho tantissima paura, no, di come possa essere giudicato, ma accetto come dire, non solo i commenti positivi di mamma, papà, zie e nonne, tutto il mondo, no? Ma ovviamente, chiaramente anche da persone che nulla hanno a che neanche mi conoscono, mi stanno chiamando genitori di ragazzi che frequentano le scuole, gente che ha fatto il servizio militare 30 anni fa, gente che non c'entra niente perché ha visto nei pugni al petto, i loro pugni al petto quotidiani, che hanno nel libro trovato appunto probabilmente una fortunata metafora. Infatti, Dimitri, per concludere, voglio chiederti anche in modo piuttosto banale, quanta vita di Dimitri c'è in pugno al petto? Beh, nasce questo libro, intanto è un libro visivo. Io l'ho pensato così e sto avendo conferme dai continui riscontri. Quindi significa che è un qualcosa che
che è sicuramente in me, che ho immaginato come un film vissuto perché ho avuto la fortuna di vivere in un ambiente che conosco, quindi ho scritto diciamo ciò che conosco, poi nonostante sia inventato, perché comunque è un romanzo, e c'è chiaramente la fortuna che mi ha aiutato poi nel costruire i personaggi, costruire questi tre personaggi, ma anche quelli, tra virgolette, accessori che ruotano intorno, per me è stato un po' più facile perché io ho vissuto 24 ore al giorno, ho vissuto, studiato, dormito, ho fatto attività sportive a 24 ore al giorno, e quindi questo mi ha permesso di nutrirmi come una spugna di tutte le sfaccettature di quindicenni che poi non se ne vanno via più, perché dai 12, diciamo fino ai 12 anni, ma quegli anni lì c'è la maturazione completa dell'individuo che non avviene più a 18 anni perché si è completata. Quindi poiché è quel periodo dove c'è stato l'imprinting, direi che ci sono molte parti di me, ma anche molte parti nuove che ho scoperto successivamente, ma grazie a quel periodo. Quindi c'è sicuramente Dimitri Ruggeri, come in ogni libro, comunque c'è sempre l'autore, in un'opera d'arte c'è l'autore, in qualsiasi altrimenti non sarebbe stato scritto da me, certo. No? Ma non mettevano nessuno. Dimitri, io ti ringrazio per essere intervenuto ai nostri microfoni per questo incontro, speriamo di risentirci più presto, magari per il prossimo libro. Sì, Aldo, io vi ringrazio, saluto ovviamente anche i miei colleghi, perché lavoro in azienda ormai da 25 anni, più di 25 anni, e vivo appunto questo mondo in modo fantastico, e questa attestazione, diciamo, di attenzione è una conferma che il gruppo raggiungerà dei risultati ancora più sorprendenti di oggi. Ah, grazie. Su questo non abbiamo dubbi. Dimitri, grazie ancora e ti auguro buon lavoro. Grazie anche a voi, ciao. Salutiamo e ringraziamo il collega Dimitri Ruggeri, grazie a voi per averci seguito, dal Do Massimi a tutto e buon viaggio con Pugni al Petto ed FS News Radio.